No, è che mi sono fatto la barba. Sì, no, 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 vabbè, anche quello. Vabbè, ma è meglio, ti fa più fluli, stai bene. Hai una specie di raggio di luce che ti illumina sole. Così? Così pure? Vabbè, ma va bene, non ti preoccupare. Ma perché voi siete orizzontali? Aspetta, mi metto anch'io. Tu sei. Adesso lo sei anche tu. Diventa più piccolo lo schermo e basta, va bene. No, no, ma è meglio, meglio. Aspetta, è che me lo metto in un modo che posso mettere... Tu stai muovendo la stanza oppure... Il certo che sto muovendo la stanza. No, sto mettendo un cavalletto, perché sennò non riesco a... Perché dovevo attaccarmi a prendere un po' di cose, adesso metto un cavalletto. Dai, solo storto. Intanto bentornati a tutti, buon lunedì con Simply China, con Andrea, Alessandro, Gabriele è tornato a fare le olive, non è possibile, non è stagione, ma sta sicuramente lavorando duro. Ascolta, dicevamo, insomma, io sono stato a Shenzhen a fare delle riprese, ma mentre si chiacchierava, insomma, non ho potuto preparare tantissimo, mentre si chiacchierava, Alessandro aveva proposto un argomento, insomma, poi stavamo cercando di elaborare quale fosse la maniera per presentarlo, però intanto cerchiamo di capire, perché mi dicevi che tu hai avuto una conversazione che ti ha ispirato, vero Ale? Ma è ispirato, io ho questa conversazione, l'ho già condiviso con voi, ogni giovedì ho questa conversazione con un amico che è tra le nostre generazioni, che ha studiato in Germania, che è un curatore, un critico, però si è allontanato un po' dal mondo dell'arte perché è sempre stato è un militante, ecco, è uno che crede un po', è vicino alla nuova sinistra senza esserci proprio troppo dentro, e abbiamo parlato, cioè parliamo di tutto, niente di particolare. Però mi ha parlato del concetto di amicizia, no? Cioè a volte facciamo delle discussioni sui progetti che potremmo fare, a volte parliamo invece di in generale, perché sta attraversando un periodo della sua vita particolare, e allora abbiamo chiacchierato per un'oretta sul concetto dell'amicizia, e gli ho chiesto di dirmi come l'ha vissuta lui in Cina. Sì, lui è cinese, cinesissimo, sì. Ha studiato in Germania, quindi parla bene tedesco, inglese, così, però. E quindi, niente, mi ha un po' guidato in questo viaggio e mi sembrava una cosa interessante, magari da condividere con voi e sentire cosa ne pensate, ecco. Intanto dici che cosa hai imparato, poi commentiamo. Ma guarda... Mettendomela giù, io le chiamo un po' le mie séance di rieducazione, perché lui ha proprio questa formazione marxista, quindi anche quando parliamo di arte mi mette, capito? Io che vado tipo associazione di idee, lui mi mette in riga. Poi, insomma, mi diceva che hai cominciato dicendo che hai questo concetto che tu dovresti saper spiegare bene, Andrea, della reciprocità, dell'essere gentile nei confronti di qualcuno benevolenza, adesso non so, che è il concetto tradizionale confuciano, che poi c'è stato l'elemento, vi riassumo così poi possiamo elaborare, l'elemento ovviamente del comunismo in cui la definizione di comrade era totalizzante, nel senso che doveva essere più forte sia dei legami di sangue che dei legami di amicizia, e lui mi diceva, nel senso che anche se noi ci trattiamo bene o siamo gentili l'uno con l'altro, però se uno dei due non è comunista è un nemico, quindi non si può essere al di fuori di questa visione. Dopodiché ci sono state le riforme e questa interpretazione molto radicale si è un po' ricontaminata di altre connotazioni precedenti, e con le riforme è entrato ovviamente, è rientrato il mercato e poi il capitalismo fino al
alla versione odierna, che è questo appunto ibrido inventato dai cinesi, e qui appunto la nozione di Guanxi invece è diventata dominante, e la sua sintesi era che nessuno ci capisce più niente, cioè che le relazioni sono, le persone sono molto confuse e che cercano di così un po' di immaginarsi che cosa abbia senso e come interpretare, ecco, i legami di amicizia, per cui mi interessava, mi sembrava una cosa che potesse essere divertente. Vabbè, certo che è una cosa complessa sicuramente, anche, proprio per queste trasformazioni repentine in breve tempo, cioè anche il fatto, cioè, mi ricordo che è interessante tipo negli anni 80 vedere come, non so, tipo Hong Kong e Taiwan, che avevano mantenuto più o meno, diciamo, i tipi di relazioni che c'erano ancora con la Cina nazionalista, diciamo, ancora prima del comunismo, e la Cina invece che continuava a cambiare le regole, per cui si creava un casino. Senz'altro nel periodo della rivoluzione culturale, anche solo col fatto delle comunissime delazioni, cioè i rapporti di amicizia, ma devo dire soprattutto quelli familiari, perché era comune la figlia che denunciava il padre o cose del genere, no? Che erano assolutamente anticonfuciani e antitradizionali, insomma. Però è durato quel che è durato, insomma, diciamo che in poco tempo, dopo quelle riforme, come dicevi tu, si è ristabilito più o meno il modus vivendi cinese, insomma. Le relazioni, sai bene anche tu, delle lotte contro la corruzione, così, insomma, sono alla base dell'economia, della vita, eccetera. E il fatto di avere delle amicizie importanti viene ritenuto praticamente vitale, cioè uno prima di andarsi a fare un'assicurazione alla Unipol si fa le amicizie, perché contano di più. Anche il fatto di questa cosa qui della scuola, di comprare l'appartamento nella zona della scuola, che poi cosa vuol dire? Che ti vai a piazzare, a parte il fatto di poter essere ammesso a una scuola importante, una scuola buona, che ti vai a piazzare in un posto dove vivono delle persone che, se te le fai amici, ti possono portare dei benefici di lungo termine, insomma. Gente importante, professionisti, politici, poi chiaramente il partito è senz'altro una filiazione che dà sempre i suoi frutti, eccetera. Quindi questo qui, diciamo, l'amicizia in termini socio-economici. Poi c'è quella invece, quella brutta, quella... come, cioè, quello di cui si va a bere, si va a ubriacare, e lì a volte trasla tutti questi problemi, diciamo, di interesse e così. E i cinesi ci sono molto attaccati, lo sai anche tu, insomma. Appena ti vedono come possibile preda di una friendship di quel tipo lì, ti trascinano in queste orge alcolico-gastronomiche. Insomma, no, quello, insomma, devo dire, non più, anche perché gli spazi sociali sono cambiati, no? Una volta c'erano molti più spazi di aggregazione in cui, insomma, si potevano espletare questo tipo di relazioni, no? Adesso sono sempre di meno, però devo dire che nella cultura rimane, cioè, l'ultima volta che sono stato in Cina, perfetti sconosciuti, dopo un paio di giorni sono tutti lì, insomma, si cerca di creare questo afflato. Che, diciamo, sì, quello va leggermente al di là degli interessi, insomma, è quasi sincero, diciamo, perlomeno è un qualcosa che a loro fa comodo, perché gli piace fare queste cose, insomma. Mangiare, bere, ridere, scherzare, insomma. È un po' quello lì, non so, non saprei che ci sia un po' di casino nelle relazioni sociali, è abbastanza normale, insomma. In un paese così che non ha più, insomma, diciamo, dei paletti fissi irrinunciabili, no? In cui è tutto possibile e tutto impossibile allo stesso tempo. Poi sì, la vita nelle città, insomma, sta diventando più simile a qui. Insomma, vedo che anche qui, ad esempio, le relazioni sociali sono in crisi, insomma, si fa fatica a incontrare persone fisicamente. Cioè, non credo che c'era stato anche il Covid, ma cioè, il fatto di poterlo fare in altro modo, no? Social, i mezzi di comunicazione, fa sì che un po' per pigrizia, un po' per c'è un grosso allentamento dei rapporti umani, insomma.
tradizionali, insomma. E questo succede anche in Cina, nelle città, sicuramente. Ma infatti lui mi diceva che si stava rivolgendo un po' al gruppo familiare perché si sentiva un po' così, insomma, non ha trovato quello che cercava nel mondo dell'arte o così, e però mi diceva che trovava differenza nelle generazioni, ovviamente. E poi, insomma, ha cercato di darmi, cioè sai, di farmi fare un paragone. Io non ho, sai, da noi c'è questa idea, penso poi greca fondamentalmente, no? Cioè che l'amicizia deve essere sempre disinteressata, e poi non è mai così, voglio dire. Però mi sembra che sia molto diverso. Forse questa cosa qui è ancora difficile da spiegare alle persone che non conoscono la Cina, cioè come ci sia tutta un'infrastruttura di relazioni molto importanti che però non sono visibili, no? Perché sono informali, Aspettative. sono dettate da, che ne so, che non so, mio nonno e tuo nonno erano insieme alla Long March, quindi magari non ci conosciamo, però tu mi proteggi se hai una posizione sociale superiore. E quindi per me, non so, io li trovavo che questa capacità di far numero non l'ho mai incontrata in Europa, quindi non ero così critico del fatto che ci sia un elemento di interesse comune, no? Magari il fatto, parlando delle comunità artistiche, cioè se venivano i curatori stranieri, venivano presentati a tutti i 140 studi dei villaggi, ecco, non si faceva il piccolo gruppetto, Distinzione. l'ostracismo. E invece, ovviamente, per lui mancava, secondo lui, invece, questo elemento dell'interesse ha preso il di là soprattutto, e quindi è più difficile immaginare una relazione profonda, una relazione sincera. E appunto, non è che abbia delle soluzioni, però è interessante paragonare, no? Perché non so adesso la vostra esperienza, però qui da noi, almeno io sono cresciuto ancora che mi dicevano l'amicizia è disinteressata, eccetera, eccetera, con il gruppo, la compagnia dei fedeli, così. Poi invece si chiamavano relazioni di interesse, non amicizia, ecco, quelle che facevi per trovare lavoro oppure per avere delle opportunità, ecco. Poi dipende anche dall'età, no? Sicuramente. Ma sai, in Cina è facile, cioè, ad esempio è normale dire che se tu eri un Tunisier, sei un compagno di scuola, anche se, nel senso, 10 anni dopo, 10 anni prima, però eravate alla stessa università, cioè, diventa quasi normale che ci si debba, non so, se è necessario aiutare oppure entrare in relazione. Diciamo che è sempre più una cosa in superficie, forse una volta era più profonda. Però, insomma, da noi è una cosa che non è che, cioè, non si dice nemmeno, cioè, non è che dico, ah, tu eri anche tu al Politecnico, allora siamo, cioè, non c'è questa abitudine, insomma, Poi è una cosa anche negli Stati Uniti o in Gran Bretagna, c'hanno un attimo questo tipo di idea, possibile. capito, dello stesso istituto, ma noi non ce l'abbiamo, no? Sì, forse perché sono più aggreganti le scuole, cioè il fatto che ci vivano dentro, il fatto che si. Cioè i campus, cioè da noi la gente, l'università poi torna a casa. Forse quello che c'è in comune è che c'è un'importanza cruciale nei confronti dell'educazione. L'educazione è un privilegio e l'educazione e l'immagine del maestro sono cruciali, insomma, non è. Quello sì, anche se sempre di meno. Cioè. Però sì, la funzione del maestro è ancora. Cioè, aver avuto lo stesso maestro, senz'altro è un elemento aggregante, ma anche il fatto di vivere dentro i campus per degli anni, un po' come una volta quando c'era ancora il militare, cioè quelli che avevano fatto il militare con te, o quelli che in Cina si chiamano i Chanyo, gli amici di guerra, che poi non c'è stata nessuna guerra, però sono quelli che erano sotto le armi da qualche parte, quando c'eri anche tu, neanche necessariamente nello stesso posto, però. Però insomma c'è sempre questa ossessione di avere degli amici, no? Di avere dei puntelli per cui in caso di bisogno tu sai a chi rivolgerti senza dover andare per le strade ufficiali. Insomma. È anche comprensibile perché quando si tratta di un paese
mezzo ricco, mezzo povero, con la popolazione infinita, allora è chiaro che uno per ricavarsi sui spazi privilegiati o comunque vitali almeno, si sente di dover avere una schiera di appoggi da qualche parte in caso di bisogno. Insomma, è abbastanza, abbastanza letteralmente una questione di vita o di morte, giusto? Sì, o lo era. Senza esagerare, però insomma, il sapere di avere qualche amico in qualche posizione che se serve così si può rivolgere, perché insomma, c'è sempre questa sfiducia nel sistema, diciamo, nell'efficienza del sistema, che se tu da persona sconosciuta e nulla tenente hai bisogno di qualcosa, dei problemi o di salute o burocratici o legali o di qualsiasi tipo, per andare a trovare la scuola giusta, se non hai amici ti senti veramente l'ultimo della fila, insomma, diciamo. Sì, ecco, a me ha sempre detto che praticamente è la peggio cosa che ti possa succedere, cioè che infatti io magari non so se ho esagerato, ditemelo voi, però quando parlo così a altre audience dico sempre che c'è, a me ha proprio impressionato questa natura relazionale della popolazione, che forse è anche qualcosa su cui poi il governo può giocare in forma di resilienza, nel senso che è un po' una, così, un meccanismo a doppio taglio, no? Sapendo che ci sono, insomma, io ricordo quando arrivavano a distruggere gli studi e immediatamente si faceva il gruppo WeChat di quello che conosceva quello che aveva il nuovo compound e quello che conosceva quelli col carretto, quelli col camion, e poi non so se avesse anche le percentuali, però sta di fatto che c'è questo tipo di inclusione pragmatica, senza appunto senza sentimentalismo, è una cosa che insomma io non l'ho mai vissuto, infatti non c'è neanche adesso, cioè ci sono delle persone a cui ti avvicini proprio perché o lavori nelle stesse direzioni o eccetera, ma sono gruppi molto piccoli. In Cina mi sembrava che accadesse tra persone che sì, adesso magari erano tutti artisti, però alla fine tra quelli anziani, quelli giovani, quelli che facevano le cose, c'era una forma, queste forme basiche di solidarietà erano anche molto efficienti, perché un'altra cosa che posso così come buttare lì è che in Cina, se ci penso, tutto quello che abbiamo vissuto, chiaro che insomma il problema massimo sarebbe stato che dovevi partire, però c'erano problemi tutti i giorni, anche complicati, perché se ti affitti lo studio poi il giorno dopo ci mettono il chai, poi così, però non ti sentivi mai incapace di risolverli, e secondo me era proprio questo fatto di avere sempre questi network che poi si diventano rizomatici, no? Diventano sempre più grandi, poi c'è quello che si ricorda di te perché avete mangiato insieme una sera, però è molto anche semplice chiedere aiuto in quel momento, cioè nel momento che sei stato presentato, che sei stato introdotto come un amico, poi anche una richiesta molto pragmatica non ha questo elemento magari di, non lo so, mi vergogno, chiedere un aiuto, un pratico. Ed è una... No, quando diventa la norma, diciamo, secondo me, come ho detto spesso, ha molto a che fare anche con questo fatto di una società in via di definizione, no? Regole in via di definizione, leggi in via di definizione, per cui ci sono tutti questi lati, non dico neanche oscuri, ma non ancora risolti, oppure che sono con un piede nel passato e uno nel futuro, però ci manca il presente. per cui invece le relazioni di amicizia sono quelle che vanno a colmare questi vuoti, no? Tramite una possibilità di poter interloquire con degli apparati, con delle situazioni cui altrimenti non avresti accesso, no? Nel momento in cui ti trovi in difficoltà lo puoi fare. Chiaramente la cosa si attenua sempre di più con l'introduzione dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, di queste cose qui, no? Per cui, adesso per fare un esempio ridicolo, insomma, cioè fino a 15 anni fa, se ti davano la multa, bene o male, qualcuno che c'era l'amico alla motorizzazione, il polizia, riusciva a farsela togliere.
a un certo punto in poi era il computer che decideva, essendo tutto computerizzato, un po' come le ricevute fiscali, queste cose qua. Lì anche l'amico non si poteva fare nulla, insomma. Si trattava, si voleva l'hacker a quel punto lì, che però diventava un po' più complicato. E quindi appunto in tutta questa fase qui che dura in Cina da parecchio, insomma, dall'inizio delle riforme ad oggi più o meno si è sempre stati in quella situazione lì, di non definizione completa delle regole del gioco, insomma. Ci sono i momenti in cui si può fare tutto, i momenti in cui si può fare niente, i momenti in cui qualcuno può fare tutto, qualcuno non può fare niente. E allora le relazioni, diciamo, la rete di amicizia è quella che comunque ti mantiene un minimo cioè, di stabilità nel tuo corso esistenziale, no? Per non essere travolto da queste vicissitudini, no? Allora, come dicevi tu, anche davanti alle cose più assurde che ti capitano, sei sempre che comunque in qualche modo, cercando questo o quell'altro, ci puoi saltare fuori. Questa fiducia, diciamo, questo ottimismo generato da questa rete di rapporti. Adesso non so come andrà a finire. È bello come l'hai messo, come l'hai riassunto tu. Io mi ritrovo molto in questa cosa, cioè, è un insieme di ovviamente di sopravvivenza, ma poi anche di così in fondo, no? È una forma di umanità che non è Sì, certo. sentimentale, però è molto efficiente e è. Così, appunto, come dici tu, siccome ti puoi perdere tutto dal mattino alla sera, non mi ricordo più chi me l'avesse detto, ma un signore, credo anche un non del partito, ma un signore molto più anziano di Che me, aveva perso tutto dalla mattina alla sera. ecco, probabilmente, cioè che però non puoi perdere i tuoi amici, le tue relazioni, no? Quindi è come se ci fosse una struttura relazionale che quindi è invisibile, e poi non è neanche, cioè è difficile da. Così da scoprire perché i motivi per cui uno poi ecco, è entrato in contatto con una persona che può avere un potere, eccetera, sono sempre casuali. Ecco, può essere la bevuta, il mangiare, l'essersi trovati a una mostra. Sì, un po' Così. casuali, anche cercati a volte, insomma. Sì, certo. Cioè, Diciamo tipo che è rimasto quella l'ultimo. parte lì. No, vai avanti, è proprio quella Anzi, è parte lì che rimasto mi l'ultimo interessa. appiglio a una società umanizzata, insomma, è per quello che faccio fatica a fare previsioni per il futuro, come sempre. Perché Ma appunto anche il fatto questo che tipo di comunque quando si relazione è può. legato a questa situazione in cui la Cina si è trovata socialmente negli ultimi 40 anni, cioè, che però sta cambiando e ovviamente anche quello cambierà. Dicevo anche il fatto che per fare business comunque non è all'americana qui, cioè che ti incontri, parli 5 minuti, poi che si è deciso, eccetera, eccetera. Devi andare a cena diverse volte, devi cominciare a conoscerti bene. Io uno degli ultimi lavori che ho fatto, a un certo punto, questa persona sconosciuta fondamentalmente mi ha cominciato a dire, ah, poi ci vediamo, cioè, i nostri figli si conoscono, insomma, comunque si cerca, che poi magari è anche abbastanza simile a come quantomeno eravamo noi italiani, noi poi siamo probabilmente cambiati, Come almeno sono dicevo, meridionale. sì, però come dicevo, un tentativo di cercare delle assicurazioni, delle garanzie in un sistema che non te le offre così facilmente. Come dicevo, uno prima di fare l'assicurazione sulla vita o sul coso, si cerca gli amici che fa prima, ma non è che neanche una questione di spesa per risparmiare, è proprio questione che non esiste un sistema così affidabile o di cui la gente abbia così fiducia a cui affidare appunto i propri destini o quelli della propria famiglia, no? Invece si ritiene che l'amicizia lo sia di più in questa fase storica. Per dire. Adesso sta molto cambiando anche. Vedo un sacco di gente, ad esempio, che si sta interessando alle assicurazioni, cosa che fino a pochi anni fa, ma non sapeva neanche cosa voleva dire. Cioè, solo quelle obbligatorie, poi a malincuore. Però, cioè, vuol dire, quando la società, il sistema, ti offre delle alternative per garantirti, diciamo, un minimo di continuità nella tua sopravvivenza e quella della tua famiglia, allora può darsi che questi rapporti di amicizia diventino meno vitali, meno fondamentali. Però fino ad oggi non sono stati. Voglio dire, poi nel business, vabbè, lì, anche quello è lo stesso discorso. No? Cioè, come faccio a essere sicuro che tu sia affidabile? Allora comincio a conoscere te, la tua famiglia, i tuoi figli, voglio dire, cerco di farmi un quadro che, mentre da noi, casomai uno va in banca e dice qual è il rating di quella società lì,
me lo faccio dire dalla banca, è finita lì, se non posso andare a conoscere la zia, il nipote, cioè. È un sistema, diciamo, obbligato, alternativo, quando, manca, quando ne manca uno affidabile, insomma. Cioè c'è quell'elemento lì, poi chiaramente la cultura cinese, la famiglia, tutto quello che vuole, però sai, è stato smembrato tanto, un po' col fatto delle migrazioni, dell'urbanizzazione, cioè non si può più pensare alla famiglia cinese come era negli anni 20 o ancora prima. Cioè. Sì. Ma è vero questo che hai detto? È vero, è una percezione che io ho da quando mia figlia va a scuola. E c'è questa scuola che sta nel nostro compagno, però è una scuola internazionale. Io ho notato che effettivamente, fondamentalmente, la scuola è un contesto per far socializzare i genitori dei bambini. Cioè i bambini sono automaticamente fratelli e sorelle tra di loro e vengono cresciuti con questo, cioè sono proprio legatissimi. C'è proprio questo termine, fratello e sorella, no? Gigi. E poi i genitori si devono frequentare tra di loro, nel senso è anche un piacere, chiaramente, ed è comunque un tipo di mentalità che c'è, per esempio, nei college. Sempre meno. Sempre meno, io lo vedo in via di rapida estinzione. Poi con i figli unici, credo che oramai insomma ci sono i figli unici all'università, quindi anche quello probabilmente avrà sicuramente un impatto, perché hanno una struttura mentale completamente diversa da quelle precedenti. Ma sì, sono meno abituati a condividere o a spartire con gli altri, perché essendo unici hanno sempre avuto tutto per sé. Uno. Due sono... Anche se comunque ci sono sempre più famiglie... Diceva anche se diceva figli unici, ci sono sempre più famiglie che sto vedendo che hanno almeno due figli. Questa è una roba... adesso è consentito, anzi è incoraggiato, però insomma diciamo che non sta andando tanto bene l'incoraggiamento. No, io stiamo parlando di questa generazione che diceva Alessandro, che appunto adesso arriva di potere, che arriva insomma, a maturazione. E sono sicuramente la gente che si sente più protetta, perché appunto ha sempre avuto tutte le risorse e le attenzioni a propria disposizione, unica, per cui si sente sicuramente più sicuro, è più abbiente ed è più protetta ed è meno abituata a spartire con altri. Quindi, sicuramente c'è un fenomeno generazionale che ha un'influenza abbastanza pesante, però insomma è destinato a finire. Negli ultimi anni si è ripreso a figliare, per cui in futuro ci saranno più figli con fratelli e sorelle e più coppie senza figli, cioè un po' la tendenza quella lì. Ma tu senti che c'è, cioè, questo però non è, cioè, cos'è, un recupero del confucianesimo, è solo semplicemente un'evoluzione pragmatica, perché ci sono, o tutte e due, perché mancano le persone, la società sta... Dici il fatto di fare più figli? Sì, poi anche di ritornare, ora mi sembra anche che Xi utilizzi molto un linguaggio che in qualche modo rimanda, no, un po' al confucianesimo, però... Boh, quello è sempre questo tentativo di tenere in piedi un'identità culturale, no? Okay. Proprio nel casino generale che citavi prima, ci sono pochi gli appigli, no? Allora lì c'è, cioè, non è Mao Zedong, è Confucio, sono quei due lì. E poi sapendo che Confucio fa anche più piacere a Taiwan e a Hong Kong, di Mao Zedong, si utilizza un po' di più, insomma. Poi anche universalmente, insomma, nessuno ce l'ha con Confucio, lo sappia io. quindi tattica sottile anche qui. Ma diciamo che è un qualcosa che comunque è condiviso, che si può dire che sia effettivamente condiviso, anche se appunto storicamente si può attribuire, diciamo, l'indole cinese, la cultura cinese, a metà di confucianesimo di Ruzia, metà di Fajia, che è la scuola legale, che è quella poi invece che decide le sorti, no? Quella che dice che il popolo va tenuto col bastone, perché sennò lo Stato va nel paese. No? Però insomma, diciamo che quello più commerciabile è il confucianesimo. Fajia è
molto applicativo, però è... nei discorsi di rito non funziona granché. E quanto è il discorso invece della faccia? Perché ovviamente poi abbiamo discusso questo amico sull'elemento del face, no? Della faccia, nei Mienza. Rapporti sociali, Mienza, no? Che, sembra che sia cambiato, che sia sempre lì o che sia un... Ma ti dico, l'idea di base rimane. Però, sai, tutto dipende molto appunto da quanto tu sei stabile nella tua posizione sociale. Lo dicevo, allora, sei figlio unico, sei abbiente, sei istruito, hai un buon lavoro. Mientras se proprio la perdi, diciamo, a livello nazionale, che ti sberleffano sulla CCTV, ma se una roba è una perdita di faccia così quotidiana, così non è più così grave come... Poi più debole è la tua situazione sociale, il tuo ruolo, le tue potenzialità, più Mienza diventa, cioè, l'ultima ancora di salvezza, perché si perde pure quella. Che ci danno gli schiaffi come fanno loro. E lui mi parla dei funerali, mi ha detto che devono spendere un sacco di soldi per i funerali. Per i matrimoni. Per i matrimoni, sì, per questi elementi. Ma quello è per far vedere al mondo che sia qualcuno, insomma, che si fa le cose sul serio, che si è capaci. Ma sai, anche noi la chiamano la reputazione, no? La Mienza. Sì. Però anche noi non è che proprio possiamo farne a meno. Vabbè, è vero, anche questa cosa, il parallelo, la reputazione con la faccia è una cosa... Vabbè, la stessa cosa. Sì, alla fine è un po' la stessa cosa, no? Diciamo che loro sono molto, lo sai anche tu, no? A differenza di noi, degli italiani in particolare, sono molto dentro al linguaggio, a come uno parla di un altro, cioè hanno sempre un modo molto elegante, molto leggero, anche per criticarti o per mandarti a fanculo, cioè, e questo appunto fa sì che, insomma, la tua reputazione o la tua faccia rimanga in qualche modo intatta, no? Nonostante le critiche e così, quello è rimasto, insomma. Cioè, loro sono molto attenti al linguaggio, se dire delle cose nel modo sbagliato, lì lo paghi. Da noi, vabbè, si direbbe scherzavo, vabbè, si è sbagliato, cioè, si è espresso bene, insomma, da noi ci saltiamo fuori, siamo abituati a dire cazzate, anche perché solo che c'è una TV, anche quelle nazionali, voglio dire, ne sparano di tutto e di più, dopo due giorni devono rivoltare tutto, per cui è diventato la norma che si accettano questo tipo di preziosi sbagli, mentre in Cina è ancora importante come parli, come ti rivolgi, eccetera. Sì, poi sembra che ci siano, appunto, poi c'è anche un livello invece, anche questa è una cosa che mi interessa condividere con te, cioè che ho anche avuto l'impressione e l'associo a un'idea di un po', come si dice, antica, un po' ancestrale, che ci sia ancora di più che da noi, magari anche un livello invece non esplicito di valutare le persone, non so come cammini, come ti siedi, se parli forte, se hai un tono di voce, se hai un tipo di sensibilità, no? Io che vada al di là spesso, almeno nei primi anni in cui ero lì, cioè che vada al di là del... E quanti diplomi hai e da dove vieni, cioè che sì, può essere, beh, poi il sud, com'è? Il sud vuol dire proprio, insomma, diciamo tutta la tua educazione, noi chiameremo educazione, insomma, una persona educata contro una maleducata, una persona fine contro una persona grezza, diciamo quello è importante, per vieni valutato in modo diverso. E poi, come dicevo prima, avendo loro un modo nel linguaggio proprio, un modo molto raffinato di mandarti a quel paese, o di insultarti o di criticarti, però è condiviso, nel senso che dopo un discorso che casomai per un italiano dice, vabbè, non ha detto niente particolare, per tutti gli altri commensali te sei uno proprio... non c'è più avere a che fare, no? No, capito? Cioè le sfumature del linguaggio vengono colte lì come delle cose definitive, cioè non, ma guarda che si è sbagliato, no, forse non si è espresso bene, no, si esprimono bene, cioè è quello che dicono, che si capisce, è quello lì, cioè, anche se non viene detto direttamente, tutti lo capiscono, insomma. Un po' come la storia che ti dicevo della famosa hot pot,
a Chongqing, che si sono messi tutti a sedere senza parlare, hanno guardato insieme, ci sono stati tutti contemporaneamente in piedi, sono andati via, siamo andati via, no? E io non ho capito perché, perché dopo siamo andati in un altro ristorante dove ce n'era un'identica e quella lì invece andava bene. Cioè sono quelle cose che insomma Nitong, sai che lo dice Nitong, sì. Capisci, no? Il famoso sì. Nitong. È quello che spiazza molto, diciamo, lo straniero in Cina, insomma. Sì, infatti, perché sono, infatti adesso che appunto me lo confermi, questo è stato un altro, una delle cose più interessanti per me, cioè questa capacità di un po', no, di sentire le persone e poi con... farsi tutti. Ero rimasto da solo. Ma voi mi sentivate? No, no. Pensavamo che non parlassi. Voi siete continuati. Ah, ok. No, io in realtà ero sparito, cioè mi si era congelato, quindi non so di cosa stavate parlando. Però se siete andati avanti va benissimo. Cosa più o meno. Ah sì, abbiamo parlato ancora di questo tipo delle relazioni e come Andrea abbiamo condiviso questa anche variante del non detto, del valutare le persone in maniera così sensibile, no? Cioè come una persona si posta, come prende lo spazio, come sta in mezzo alla gente, e come diceva Andrea è molto sofisticato, nel senso che ti puoi essere, come dire, escluso dal gioco immediatamente senza neanche aver detto niente, senza te ne accorgi e senza accorgertene, o invece avere una specie di fiducia così che non ti aspetteresti nemmeno, e magari dipende da appunto come ti sei comportato anche senza vocalizzare nulla, certo. Però io, questo esiste anche da noi adesso, sì, si può dire che non ci sia del tutto, soprattutto più restringi l'ambito sociale, cioè quando vai nei piccoli gruppi, diciamo, che condividono interessi di un certo tipo, posizione sociale di un certo tipo, anche lì appena arriva quello che la dice in un modo un po' strano, viene emarginato subito, cioè dice quello non è uno dei nostri, insomma c'è qualcosa che non va, insomma. Quel tipo di linguaggio lì, diciamo, proprio di sensazione, di appartenenza a gruppi eletti, eccetera, quello funziona un po' ovunque. Però in Cina è molto diffuso ed è appunto la grossa differenza è proprio il modo di esprimersi, quello che può fare andare in tilt la comprensione di uno straniero, cioè, un po' per problemi linguistici, un po' per problemi culturali, cioè, non capire che stai facendo tutto sbagliato, mentre quelli lì continuano a farti dei grossi sorrisi e offrirti da bere. No? Sì. Vai. No, mi chiedevo se voi aveste mai incontrato quelle tipiche coppie di amici uomini o donne, però più uomini, proprio i classici Mimmi e Cocò, cioè che ti danno l'impressione di essere un tutt'uno. Io addirittura ho avuto questa impressione, non so se ce l'avete mai avuta, però che ci sia una tale intesa tra alcuni uomini di amicizia vera, tra uomini cinesi, che c'è anche un elemento infantilmente sessuale, nel senso che sembrano, cioè sono talmente amici, magari hanno, sai quando, come per gli adolescenti o preadolescenti, capito, che si abbracciano, stanno sempre insieme, tutto questo tipo di comportamento, anche perché comunque nei confronti tra uomo e donna, insomma, è sicuramente molto più complicato che avvenga. E ho notato che alcune coppie di amici sono veramente affiatatissimi, come se creassero un'unica spiaggia di salvezza l'uno con l'altro, ecco, insomma, questo che quasi si identifica in una coppia. Non so se vi è mai capitato di vedere una cosa del genere, di conoscere qualcuno di questo tipo, perché ogni tanto ho visto questo tipo di comportamento che, ripeto, c'è anche da noi, insomma, soprattutto tra adolescenti, ecco, però anche tra persone adulte al lavoro ho visto della gente che tu dici, ah, ma quei due sono proprio amicissimi, inseparabili, no? Se vi è... Ma sì, direi di sì. Senza andare oltre, insomma, vabbè, l'amicizia
Sai, loro c'erano anche questo modo di chiamarsi fra amici, no? Fratello maggiore, fratello minore, cioè, tu citavi prima, che, e questo già vuol dire, insomma, che considerate l'amicizia come un accorpamento di elementi estranei alla famiglia, insomma, in qualche modo. Per cui c'è un senso molto protettivo nei confronti dell'amico del cuore, no? Oppure di quello che chiamano il Cesì, quello che ti conosce, nel senso che quello. Basta una tua espressione, una tua parola che ci si capisce subito, no? Io penso che sia universale, però dipende molto dalle relazioni sociali, come si svolgono e che spazi hanno, no? Nei paesi anglosassoni sembra che la cosa sia meno, proprio per un sistema sociale diverso, insomma. Non è che siano impossibili, però sono meno probabili, proprio perché ci sono meno occasioni di entrare in questo tipo di rapporto così profondo ed intimo, no? Mentre in Cina un po' la vita promiscua, situazioni disagiate, cioè anche quelli stanno in sei nel dormitorio, a scuola, a militare non ne parliamo, ma anche nella vita, il doppio lavoro, i turni serali, l'overwork, insomma, queste cose qui, insomma, creano dei rapporti che in altre situazioni sono meno probabili, non impossibili, non probabili. Che sicuramente si rivedono di più con i compagni di lavoro che sono anche amici quasi sempre che con la stessa moglie o con i propri familiari. Sì, quello succede, chiaro. Guarda, ti dico io, non lo so, io mi ricordo la mia esperienza quando ero giovane io, voglio dire anche da noi in Italia, io mi ricordo il marito classico, tornava dal lavoro, cenava la cena preparando la moglie e andava al bar e lì ci rimaneva fino ad andare a letto. Cioè, sì. Non vuole manco si parlava, il barco se faceva, stava con questi amici che dicevo che fosse poi giocare a carte o raccontare, però era quello il suo mondo, insomma. E questo credo che fosse il 90% della popolazione. Adesso invece che andare al barco si va sul telefono, insomma. Insomma, secondo me i rapporti di questo tipo sono molto molto dipendenti dall'andamento della società, dalle condizioni e dalle possibilità anche materiali di ognuno, no? In Cina, ti dico, per tanti anni c'era, anche tu dicevi che ha quasi questo aspetto adolescenziale sessuale, ce lo ha, perché sai, quando questi qui nell'età in cui gli ormoni impazziscono, sono tutti lì incamerati lì, poi diciamo che anche così proprio somaticamente, fisicamente il maschio cinese è un po' meno maschio di un maschio italiano, perlomeno ha pochi peli per cui insomma che ci sia una pulsione poi realizzata, no? È un altro discorso, però sembra abbastanza normale. Sì, no, ma è... Ma sinceramente io... Non è che è successo niente, però l'ho riscontrato anche con dei miei colleghi di lavoro che magari, che ne so, mi veniva dato un assistente, ma per anni, no? E poi, insomma, chiaramente tendono ad aprirsi, a raccontarti, si diventa amici, appunto. Io quelle volte avevo l'impressione che fossero... innamorati di me, cioè nel senso che comunque anche io ho avuto carissimi amici, insomma noi siamo amici, però ho capito delle volte c'era qualcosa che non lo so, preoccupava. Sì, infatti ma loro ce l'hanno, diciamo che si sentono più a loro agio in questo tipo di effusione, niente di male, chiaramente. Con un maschio, no, ma è vero, si sentono più agio in questo tipo di effusione con un maschio che con una donna di cui sarebbero, insomma, più impegnative, più fraintendibili. Sì, io credo che l'amore tra l'uomo e è più complicato, ma poi qui non c'hanno l'ossessione del frocio che hanno gli italiani, ad esempio, cioè, almeno avevano fino a un po' di tempo fa. Certo, adesso ormai è stata sdoganata anche quella, però una volta, insomma, quando ero giovane io, uno che stava un po' troppo attaccato a un altro, cioè, Anche a me, cioè, ma anche fino alla mia generazione, sì, cioè, un rapporto, come dici tu, tipo di cos'è, affinità elettiva, così sarebbe stato subito letto come sì, anche una cosa per me. Cioè, senza cattiva fede, cioè, però insomma, da noi quella roba lì era abbastanza pesante, insomma. Adesso è sdoganata, se ne parla più, perlomeno, anche se uno lo pensa non lo dice. Per una volta c'era, mentre in Cina no, in Cina è sempre stato molto tollerato, cioè molto normale, insomma, vedere anche questi qui abbracciati, insomma. Ma infatti storicamente aspetta che vado, siamo riscompati, adesso sono da solo.
Dove siete finiti? Eccoci. Mi sembra, avevo letto qualche libro molto, cioè, un po' nozionistico, un po' colorato, però sulla sessualità attraverso le generazioni, eccetera. Però c'è sempre stata moltissima porosità, no? Anche storicamente. Forse perché non c'è mai stata veramente una religione monoteista o queste cose del genere, però mi ricordo un libro adesso che riguardava le differenti forme di prostitute e la più, come dire, quella di livello sociale superiore erano chiamate correttrici di bozze e si occupavano di correggere le poesie e la letteratura dei poeti, degli scrittori, però soprattutto erano vestite da uomo, o almeno a Shanghai, questo è. Cioè erano vestite da uomo, che, uh-huh. E quindi cioè, mi sembrava, poi non è che appunto ho fatto delle grandi ricerche, però la percezione nella società dove poi anche questi livelli sotterranei anche di sessualità, di sensibilità non fossero mai esclusi, ecco, poi che ci fosse il confucianesimo eccetera eccetera, le donne coi piedi legati, però quello faceva parte della forma della società, però all'interno di quello non mi sembra che ci fossero particolari moralismi al di fuori della sì, ma no, infatti anche io l'ho sempre notato, cioè una delle prime cose che ho notato in Cina era proprio quella, anche perché noi, appunto, come dicevi, la religione cattolica sono state, direi, anche le forme di depravazione, cosiddetta depravazione sessuale, era considerata proprio come dei crimini o dei peccati mortali, cioè l'omosessuale era praticamente alla strego di un handicappato. Cioè, certo. Sai, ecco, beh, con i fascisti, durante il fascismo non ne parliamo, però vuol dire anche così come mentalità dominante. Mentre qua in Cina quelle cose lì non sono mai state così. Non c'era un'istituzione, diciamo, forte che le reggeva, che ne metteva fuori gioco. Per cui, insomma, ma neanche non è che se ne parlasse più di tanto, però si faceva, insomma. Sì, ecco, si faceva. Infatti anche, sai che ci sono tutti poi questi esperti che hanno parlato dell'idea del corpo, no, in Occidente e in Oriente, e quando si lega all'arte c'è proprio questa differenza che non c'è l'anatomia, no? Sia in Cina che in Giappone, così, cioè il corpo è rappresentato in maniera di solito molto stilizzato, no? Che è una cosa. Sì. E Anche perché non le c'è lastre, sicuramente. questo, però c'era questa praticità che, per esempio, ci sono questi bellissimi libri delle posizioni del Kama Sutra o comunque delle posizioni erotiche che venivano date alle donne quando si sposavano, no? Che sono forse alcuni dei pochissimi reperti artistici dove c'è il corpo e la sessualità, però sono dei manuali, cioè sembrano un Sì, po' sì, sì. dei manuali d'uso che sono Infatti, anche ma molto ti dico, delicati. qui c'è sempre stato in generale meno prurigine rispetto al Ecco, problema sessuale. Cioè, dico anche in un paese che viene considerato moralista, bigotto, in realtà i sexy shop sono sempre stati, dappertutto. Ma poi quei sexy infatti. shop che entri c'è la tipa che ti vende le robe che sembra la fruttivendola, no? Mi Sì, ricordo che una volta siamo ecco. entrati così per scherzo e quello Certo, lì tirava fuori questi cazzi l'infermiera, lunghi esibizione corti. infermiera. Sì, no, ma non è, sì, ma più la fruttivendola dell'infermiera. Madonna, Cioè, ragazzi. tirava fuori proprio questi casi qui, mi faceva vedere, ma con la disinvoltura, e beh, noi siamo andati dentro senza intenzioni di comprare, però questo qui, tranquilla, Ma poi è avete una cosa. comprato qualcosa? Ma purtroppo no, ma ero con la Daria Olivo che stava facendo un documentario, però no, per dire, non è, cioè, da noi è un po' ossessiva la cosa, insomma, è sempre stato un po' ossessiva, sia quando era proibita che quando poi è diventata ufficiale, no? Cioè, se ne parla, ci si rovina, è sempre lì che incombe, no? Che si schizzi sulle persone, mentre qui devo dire, poi devo dire che oggettivamente sì, il corpo stilizzato è vero, ma lo è di fatto, cioè, Sì, è vero. sono molte cose che vengono fuori dalla realtà, non è che sono inventate. Cioè, se un corpo di una donna e un corpo di un uomo in Cina sono molto più simili di quanto lo siano in Occidente, insomma.
vero, vero. È una questione razziale, anche se non si può dire neanche più razziale, però insomma, poi sì, quei geni lì sono così. Sì, sì, poi c'era anche lì, questo piuttosto nella letteratura giapponese, ma viene dalla letteratura cinese, tutte le... insomma, le descrizioni delle pratiche di seduzione che lì diventano dei deliri impensabili, perché sono spesso hanno a che fare non con quello che vedi, ma proprio con quello che è nascosto, con quello che suggerisci. Quindi, ma perché non c'è? È un gioco, e anche lì riguarda spesso il corpo. Cioè, siccome il corpo non ha questo aspetto così curvilineo, piacevole, viene insomma. Come si dice, mascherato, ingiusto. Poi ma in effetti ti ricordi la storia della famosa storia della butterfly, no? Il diplomatico francese con quell'attore dell'opera di Pechino, insomma. Poi ci sono varie interpretazioni, varie cose, però molti dicono appunto che per tanto tempo questo era convinto di stare con una donna, no? Con un uomo. Può succedere, insomma. Diciamo che con Gianluigi sarebbe molto difficile. Posso provare. Vabbè, sbarbato così un po' meglio, però poi quando ti spogli, no, ma io avevo un amico che faceva l'opera di Pechino e mi aveva spiegato di sto aspetto. Poi siamo andati a finire a parlare di sesso comunque stasera, come al solito. Siamo al bar, siamo al bar. Se non parliamo di calcio, rimane c'è l'altro argomento. No, niente, me l'aveva spiegato per quale motivo c'era tutta sta roba qui, cioè che gli uomini avevano questo comportamento. Io credo che anche lui fosse omosessuale, anzi sono quasi certo che fosse omosessuale, credo che avesse pure un fidanzato. E niente, cioè, comunque non era assolutamente un tabù, ecco, insomma, io credo che sia un tabù che viene dalla cristianità per quanto riguarda quello che magari possiamo pensare noi, ma da questo punto di vista sì, questa società è molto più aperta, ecco, questo è... Sì, diciamo che se ne parla meno, voglio dire, se in una famiglia cinese il fatto di scoprire che il figlio è gay, così non credo che ancora sia una notizia così tranquilla, insomma, qualcosina. Probabilmente, ecco, il coming out non è così ovvio, anche se comunque io immagino anche voi, cioè io di gay ne conosco tantissimi perché sono nel mondo dell'entertainment, dell'arte, della moda. Vabbè, anche della diplomazia. Cioè. Della diplomazia, sì, no, ma tra l'altro sono, cioè se ci penso ci sono sempre uno, due omosessuali in un contesto lavorativo, insomma, quindi è abbastanza diffuso. Io ho anche lavorato nella produzione di un film LGBT qui, adesso si dice LGBTQIA plus, ecco, per non fare offesa a nessuno, o IA plus. Insomma, quindi ho frequentato quella comunità qui, io sono anche nel gruppo dei help group di Pechino per questo tipo di comunità, e sono molto... Una cosa che mi ricordo, che ho frequentato un po' appunto di locali gay, mi ricordo che una volta in un locale gay a Pechino stanno venendo a prendermi? No. Sì. Ricordo che un locale gay a Pechino c'era uno vestito da Dracula e ho detto, ma secondo me questo, il concetto di travestitismo l'ha interpretato in maniera sbagliata, insomma. Però sì, è proprio vestito da Dracula nel locale, sai, con il tipico mantello. Però insomma era è una comunità molto molto potente anche qui, non hanno, ecco, nonostante, mi viene da pensare questo, nonostante abbiano comunque molto il modello sovietico, però non hanno quel tabù, ecco, insomma, mentre... Ma è un po' strano, perché ti dico, a livello sociale, così proprio di base, non posso dire che c'è tutta questa apertura, perché non c'è in generale, non è che non ci sia su quelle... Però a livello di accettazione sociale, diciamo che non è un problema, non è un issue, no? Non è un problema che vada a toccare... Non gli frega niente a nessuno, No, ma non va a toccare le cose fondamentali della politica e non è della religione, che non c'è.
Ad esempio, un caso che ti posso fare di questo mio amico famosissimo, questo Jin Xin, che io l'ho conosciuto da uomo negli anni 90, poi ha fatto questa famosa operazione per diventare una donna, si è proprio operato, un'operazione tra l'altro tremenda, cioè sono 48 ore fermo lì, per vedere, secondo un altro po' non riuscivo più neanche più a rialzarsi in piedi, insomma, è stata una roba abbastanza pesante. E dopodiché, pian pianino, è diventato famosissimo in Cina, cioè, come donna. Ma tutti sapevano che era un ex uomo che si era trasformato in donna e faceva queste trasmissioni sulla TV del Zhejiang, che è una delle più seguite in tutta la Cina. Questi tipi di talk show in cui sono famosissimi, famoso come la Carrà in Italia, insomma, per dire. Poi ultimamente, proprio una settimana fa, ne stavo parlando con un amico, fa, ma avevo letto una notizia, infatti me l'ha fatta vedere questa notizia, che lui diceva che la TV del Zhejiang l'aveva cacciato via a causa del suo passato per aver cambiato sesso. Gli ho detto, vabbè, meglio tardi che mai, dicevo, Ne sono accorti adesso. ha cambiato sesso nel 95, voglio dire, è stato famoso per più di 20 anni sulla TV così, adesso in un colpo. Non so sta cosa qui, se cosa è successo qualcosa adesso, però fino all'altro ieri, questo qui che ha cambiato sesso, qual era? Io faccio fatica, vabbè, lui aveva avuto la Mandalir, personaggi ambigui, però insomma, proprio dichiaratamente avere uno a livello della Carrà come entertainer, no? Che si sappia che è una donna che prima era un uomo così, almeno fino a un po' di anni fa, non era una cosa così facile, secondo me. Adesso Ma forse forse. secondo me è possibile che oggi, siccome c'è questa, diciamo, politica per cui l'uomo cinese deve essere più mascolino fondamentalmente per prepararli ad andare in guerra, no? Sai, sono state abolite o comunque sono state Cioè, indicate cos'è che come. vanno in guerra? Ci vanno i droni in guerra, magari questi qui vanno in Sì, ma guerra. chissà, infatti, che caspita. Non lo Con i so, ma muscoli anche il a fatto. fare a pugni. Ecco, molla che sti giorni con tutti questi wrestler, ma c'erano due ragazzi che era una coppia di wrestler, no? Sai fare il tag team. E che sembravano una tipica boy band, gliel'ho anche detto, sai il K-pop, no? I cantanti coreani che sono tutti bellissimi, androgeni, però loro menavano, ho detto, raga, voi mi dovete mettere a cantare, non a fare wrestling, insomma, per come si è, tutte le ragazzine sono pazze di voi, Guadagnerebbero siete di dei più. bei ragazzi, no? Sai, con questa pelle di porcellana, cioè veramente scolpiti, io, cioè voglio dire, comunque anche la trasformazione generazionale, secondo me, fino a 20-30 anni fa, se veniva fuori un cinese di questo tipo con questa pelle perfetta, quasi finta, diafana, penso che sarebbe stato visto come un alieno. Però questo fino poco tempo fa sentivo che non era più ben visto proprio perché era poco incline come immagine a quello che poteva essere l'idea di un esercito, ma come hai detto tu, ma in realtà le guerre non li vanno a fare gli esseri. Gli Oddio, servono oddio. più gli hacker che i muscolosi, che i wrestler, secondo me. È vero che sono tanti, perché sono quasi 2 milioni e non hanno fatto la guerra da tanto tempo, magari Prima saranno. erano tre, prima erano Prima tre erano tre. Però o quattro. Ma non magari gli anche il crackdown che c'è un po' sulle comunità, può darsi anche che sia dato il fatto che la società sta diventando anziana, cioè che comunque Sì, per vogliono fare figli più che fare la guerra, sì. Può penso. darsi, non lo so, adesso non vorrei vederla così. Cioè, se ne parlava più così a livello di mode o di percezione dell'uomo comune verso certi fenomeni. Se ci sono delle politiche dietro, non lo so. Però sicuramente avere una società di androgeni diafani che fanno il cosplay così, non credo che sia il sogno cinese. Non lo fa impazzire, insomma, Non credo, però. però Ragazzi, hanno, non so se adesso è in parallelo, ma perché parlare di questa insomma, machismo un po', non so se vi ricordate, invece non era stato preso bene quando questo campione di MMA che è stato sfidato dai maestri di Kung Fu.
è andato poi a, se non l'avete visto andatevi a cercare il video, qualche anno fa, cioè è stato sfidato dai maestri di Kung Fu che gli dicevano che le arti marziali sono così, è una cosa interessante perché siccome ci si riconosce anche la tradizione guerriera e a un certo punto lui ha detto no, non vengo, perché probabilmente era consapevole del fatto che se tu fai i combattimenti nella gabbia il povero maestro di Kung Fu lo massacri. Poi alla fine ha accettato e ci sono poi video in linea, cioè ci sono tre mesi, cioè c'è il maestro, si preparano tutti così, poi parte, questo gli va addosso, comincia a picchiarlo a sangue, lo sospendono dopo 30 secondi perché cioè... è come la famosa scena di Star Wars, no? Di sì. Stellare, sai, che si corra con la spada sì. Così fuori con la pistola al pugno. Ecco, sì, no, e qua gli va infatti, ma il fenomeno sì, ma però il machismo in quel senso lì, cioè l'uomo così con l'occhiale scuro è una roba occidentale, c'è poco da fare. Infatti, è stato un periodo in cui andavano abbastanza di moda il cinese che si faceva quel tipo lì, no? Anche a Hong Kong, sì, da Hong Kong, sì, però è stato sempre un po' incredibile. Come anche la bonazza, voglio dire, la strabonazza con le super tettoruta, con le... cioè è una roba occidentale, insomma, la cinese può essere ancora più sexy, ma non in quel modo lì, insomma, non è la super figa, no? Quella è la roba che viene. È una commistione che però non funziona tanto, siccome stanno già tornando indietro, su quello lì, insomma. Sì, la bonazza sarebbe tipo la Dragon Lady hongkongese, cioè quindi... Sì, vabbè, ma non è non... Carmen Russo, non so, No, poi di solito, no, la pelle bianchissima, il corpo molto sottile, i lineamenti che non sono particolarmente espressivi, la pelle molto chiara. Certo. C'è anche una blogger che ha molto successo negli Stati Uniti, che è una ragazza che viene dal Dongbei o così, molto carina, molto sexy, ma più nel nostro... che effettivamente era... cioè è andato in America, ha avuto molto successo e gioca molto su questi stereotipi, cioè fa questo stand up. Mi ricordo, adesso un po' meno perché hanno girato il mondo così, però mi ricordo benissimo negli anni 80, primi anni 90, che un sacco di queste qui che diciamo gli occidentali ritenevano molto belle, sexy, ma con la pelle olivastro, per i cinesi erano proprio dei reietti, cioè, sì, dice, esatto. Allora dicevano proprio quella lì, al massimo può trovarsi uno straniero, diciamo, è uno standard completamente diverso. Poi anche perché magari aveva 27 anni, quindi ormai era vecchia. Sì, era non è che non è con l'ossessione, cioè, un po' ce l'hanno, ma non come i giapponesi. Però. No, era più che altro proprio una questione di criteri estetici completamente diversi. Adesso stanno cambiando ancora con la rete, così, con la faccia liga, queste cose, l'occhio grande occidentale, ma quelle sono delle cose più da marketing. Allora era proprio, diciamo, a livello di società normale. Sì. C'era questo tipo di donne che piacevano lo straniero, che erano quelle che non piacevano al cinese. Poi adesso si sta cambiando, anche loro cominciano a accettare di abbronzarsi, di fare cose. Però allora era proprio un clear cut, cioè, quella lì al massimo uno straniero. Poi gli stranieri che stavano qui a sufficienza per farsi l'occhio sulla bellezza orientale, loro vabbè, dopo, sì, potevano cambiare verso lo standard cinese, ma all'inizio quelle che funzionavano erano quelle lì, no? E dovevano andare a lei, dovevano emigrare, tu te ne devi andare. Sì, infatti questa qua, aspetta, si chiama Zhao Ying qualcosa, se la trovate in linea è divertentissima perché gioca su tutti gli stereotipi suoi e così, no? Cioè con delle battute molto divertente, cioè dipendere negli Stati Uniti, sai, io sono cinese e pensavo che sui miei figli avessi il diritto di morte fino a 15 anni, però qui è illegale perché io sono cresciuta così. È molto simpatico. Poi si ritrovano tanti di questi discorsi, questa ironia che si vedeva in Cina, no? Sul fatto buffo, divertente, cioè, poi anche dei momenti speciali quando dici non credo al Natale perché a 13 anni facevo i vostri giocattoli, quindi ho cambiato, cioè, mi vedeva da una prospettiva diversissima. Ma questo fatto qui è sempre stato molto interessante, questo della... soprattutto con l'America, perché c'è appunto a livello culturale c'è proprio lo stacco più definitivo, no? Perché c'è anche un po' con l'Europa, no? Cioè, l'Italia e l'America, mentre invece a livello di interesse per il quattrino sono molto vicini, no? Esatto. Per cui si crea questa specie di cortocircuito un po' strano. E lei si chiama Zhao Ying? Si chiama
Zhao Ying, poi non mi ricordo il cognome, però se si cerca su TikTok. Sarà Zhao il cognome, no? Non è Zhao il cognome. No, ma si chiama Zhao Ying qualcosa, Zhao Ying Chen, qualcosa. Zhao Ying tutto attaccato. Ah, ha fatto all'americana. Sì, all'americana. Però vi fa ripetere, fa proprio sai, la ragazza del Dongbei aggressiva che ti spara in faccia le battute, no? Tipiche, quelle che incontravi. Io incontravo anche tra gli artisti, tipo quando gli parlavi all'inizio, si parlava dei sistemi politici e così, e poi ti dicevano, sì, io quando vado in Occidente, il tabaccaio mi parla di democrazia, però non riesce neanche a cambiare il suo lavoro di merda. Però... Ciao Ying Summers si chiama. Eccola, sì, vedrai che ti vi divertite. Ok, perché... lo proviamo. Ok ragazzi, io vi devo salutare, adesso mando il tuo indirizzo al... Grazie. Allo scappato di casa di Hong Kong. Con e questo consiglio, Zhao Ying Summers, chiudiamo la live. Eravamo partiti a parlare di amicizia, siamo arrivati a parlare di È una forma di amicizia anche quella lì. Una forma di amicizia. E poi andate a vedervi le correttrici di bozze, perché voglio dire, se voi che scrivete... Sì, mamma mia, che... in effetti in Cina non ha avuto un gran successo. No. Andate a vedere le correttrici di bozze, poi le suggeriamo anche a Gabriele, cioè quelli che scrivono c'erano la correttrice di bozze. Allora, perché non trovo fra la geisha e qualcos'altro. Lasciatemi dire che quest'anno... L'anno dopo la pandemia le signorine cinesi comunque, signore e signorine, ci tengono molto alla cura del proprio corpo. Cioè io una cosa che ho notato in giro è che le donne cinesi quest'anno sono molto più belle. Cioè si curano molto di più. Quella mascherina non lo vendevano un gran caso. Infatti, si sono talmente rotte le palle che hanno deciso di dare una rinascita anche più di prima. Non lo diremo a tua moglie. No. Devo qua difendo che comunque anche negli anni 2002 a Fei Jiazun, che Andrea sa dov'è, c'era uno scarto notevole tra come la popolazione maschile e la popolazione femminile usciva al mattino dal Lutong scaldato, così, cioè era abbastanza impressionante. La cura, l'attenzione. Sì, era proprio... cioè, però insomma, comunque lo humor, cioè ho ritrovato questo humor che mi ricordo anche le artiste poi, perché le artiste di genere sono, cioè, non vengono da famiglie completamente al di fuori dall'educazione, però comunque sono anche più taglienti così, quindi questo humor sulla società cinese, sugli stereotipi, quelli del Tunpei sono, cioè, saranno nel senso del Tunpei, è vero, Tunpei rules, comici vengono tutti da lì. Sì, tra l'altro anche le ragazze del Tunpei, vabbè dai, poi sono tutte un po' bellissime, però le ragazze del Tunpei sono particolarmente belle perché vivono sul border, cioè qual è la motivazione, che loro sono alte, sono così... Beh, sì, insomma, anche da noi siamo più alti al nord. Quelli del Tunpei, molti vengono dallo Shandong, insomma, una zona che sono anche i maschi, insomma, sono generalmente più alti, con dei fisici più, insomma, più... Ma poi ricordo, cioè, quello humor tagliente, io l'ho incontrato molto più spesso nelle donne che negli uomini, cioè proprio quello, sai, l'antisentimentalismo, che noi di qua siamo... arrivati al momento che se fai una battuta di dark humor è quasi un insulto o una roba del genere, invece loro hanno quel modo lì di tranciare che a me mette proprio il buon umore, perché è intelligente, cioè non è assolutamente triviale, è intelligente, sottile, però è secco, no? Vabbè, stasera ce lo guardiamo. Si è divertito. Sì, comunque... indubbiamente le donne cinesi sono molto più sveglie degli uomini. stiamo degenerando. Chiuderei con appunto la signorina Zhao Ying Summers. Chissà se il successore di Xi Jinping, dato che il nostro caro sarà la figlia, perché Xi Jinping, come sapete, non ha un figlio ma una figlia, e si dice che lui voglia
fare questo tipo di successione imperialistica come c'è in Nord Corea, cioè generazionale. Lui ha una figlia che vive però a New York, non gliene può fregare di meno, quindi vedremo se lui deciderà di dare lo scettro a lei e di far diventare una società matriarcale la Cina. Divertente. Non si sa mai, sai, un'altra cosa bella di come si parlava all'inizio della società ancora non definita, che tra il passato e il futuro senza presente, insomma, quello che è stato anche sempre piacevole della Cina, che tutte le previsioni o sono sbagliate oppure vabbè, tutte le deduzioni logiche e accademiche pigliano quello delle... un po' in generale, però sì, devo dire che se in America eleggono Trump, come sembra che succederà, possono eleggere anche la figlia di Xi Jinping, secondo me che non fa scandalo nessuno. Beh sì, in America adesso è... Poi adesso c'è il Texas, andate a vedere anche lì quello che sta succedendo lì sul confine, che il congresso ha detto che non si possono fare i fili spinati, invece lì le... sai, quelle, non so come si chiamano, tipo le guardie nazionali, quelle lì hanno fatto tutti dei chilometri di filo spinato con rasoi. Muro. Sono... Vabbè, dai. Dai. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima, grazie. Ragazzi, grazie, grazie, grazie a tutti. Presto, saluti a tutti. Bye bye. Alla prossima. Ciao. Grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Saluti anche a Joy in Summer.